Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo il mio villaggio su Clash of Clans. Allora, sto potenziando un bel po' di cosine. Dobbiamo potenziare anche un bel po' di cosine insieme. Allora, andiamo innanzitutto a prendere la produzione di elisire, che con la produzione raddoppiata per una settimana farò le risorse veramente in maniera velocissima. Allora, che dobbiamo fare qui? Allora, abbiamo... qui, come vedete, sto potenziando gli spaccamuro a livello 2, che avevo 100.000 di elisire, quindi l'ho lanciati, quindi questi vanno così. Poi andremo a potenziare anche le mongolfiere, poi devo andare a potenziare ancora barbari e arcieri, perché adesso che abbiamo ovviamente il municipio al 5 posso andare a breve a 90.000 a potenziare il laboratorio a livello 3, così almeno facciamo un bel po' di cosette. Poi abbiamo, fra 27 minuti l'estrattore di elisir arriverà al 4, così lo porto direttamente al 5. Stesso discorso, perché l'abbiamo lanciato proprio in simultanea la miniera da questa parte. Poi vediamo un po' che cosa è completo. Allora, la terza torre dell'arciere, eccola qui, che era un livello 2, la possiamo potenziare già a livello 3. 45 minuti, così questa va tranquilla, si potenzia e non c'è problema. Vediamo un po' che altro possiamo potenziare. Ecco qua le bombe, che possiamo andare subito a fare. Ah, le bombe bisogna sempre che ci sia un costruttore che le potenzia, non lo sapevo, vedi, pensavo che se potenziassero da solo. Eccolo che sta arrivando il costruttore, mamma mia, meno male che ho 5 costruttori, perché almeno possiamo fare tutto quello che vogliamo. La bomba aerea addirittura 20.000, però anche questa per potenziarla ha bisogno di un costruttore. Vediamo un po', abbiamo un costruttore che finisce là fra 4 minuti, quello fra 26, tanto sto pensando, le gemme, queste le ho attivate ormai per una settimana, non penso che mi servano altre cose, se non sbaglio, che dite voi, mi serviranno altre cose? Vediamo un po' qua, per completarlo serve 5, tanto le gemme non è che mi servano più per fare qualche cosa, andiamo ad utilizzarle qua, 1, 1, 2, così vado a potenziare la bomba aerea a livello 2. Questa penso che sia un qualcosa di veramente di utile. Poi per potenziarle qui a 10.000, questa qua la possiamo andare a potenziare. Allora, con i soldi che ci sono rimasti, direi di iniziare a fare il nostro... ah, è vero, non ci stavo a ripensare. Volevo andare a potenziare il nostro muro, però quanto serve per 51? No, sono sinceramente troppe. Qua ne servono 9, qua ne servono 9, quindi potremo fare 9 qua e... 8 di qua, tanto di gemme non me ne servono più, perfetto, tanto adesso poi vado a fare un po' di missioni per riavere un po' di gemme. Allora, volevo andare a fare una cosa importante, innanzitutto il muro qua. Allora, migliora questo, migliora questo, migliora questo, perché nel senso questo poi se no diventa il punto più debole del mio villaggio, attaccano direttamente qua. Vabbè che è sempre un muro da distruggere, però vabbè, è sempre meglio tenerlo protetto che non tenerlo protetto. Ma adesso servirebbe 5.000 che non ho. Vediamo un po' allora gli altri potenziamenti. Abbiamo questa miniera che per potenziarla serve 3.000, lo possiamo andare subito a fare, e quest'altro estrattore di elisire che diventerà così livello 5, e ci mettiamo un bel 3.500. Guardate come siamo messi veramente molto bene, perfetto, e guardate come le risorse si fanno molto più velocemente, perché ovviamente con questa cosa della settimana dei 3 anni di Clash of Clans si fanno belle cosettine. Allora, le trappole a scatto vedo che non si possono migliorare, potremo andare a mettere la bomba aerea qui al momento, nell'attesa che cambi qualcosa nello sviluppo potremmo metterci pure una bomba qua, che dite? O la lasciamo fuori là, perché ce ne ho messe due per proteggerci, però no, aspettate, la rimetto, ridammela un po', la metto qua, ok. No, vabbè, qua c'ho quello per saltare, la mettiamo qua, così penso che siamo leggermente più protetti. Ma se io invece faccio un'altra cosa, aspettate, sposto la trappola a scatto,
Sposto la bomba qua, l'estrattore lo incastro meglio, poi qua ci incastro, aspettate, l'altro estrattore meglio, levo questa bomba, metto meglio questo estrattore incastrato qua, così questo estrattore di qua lo metto qui, così se passano c'è una bomba qua, l'altra bomba la mettiamo qua, nei punti che praticamente restano scoperti, nei puntini, vedi, almeno c'ho praticamente tipo tutto chiuso. Qua sbaglio, ah no, questo è sempre la parte laterale, no, non riuscivo a capire, dico cacchio, che ho messo un pezzo di muro oltre quello che potevo, ma come muro l'abbiamo finito o ne possiamo fare altro? Dove stava difese? Ah, ne possiamo fare ancora 8 pezzi. 8 pezzi, però non abbiamo i costruttori. Però dove cacchio li metto questi 8 pezzi? Perché mo gran parte del villaggio, o meglio, la struttura è proprio questa, quella che gli voglio dare. Quindi, vedete, allora, parte 1 cannone, parte 2 arciere, parte 3 cannone, parte 4, qua ci andrà la torre dello stregone. Dentro abbiamo la difesa aerea, l'altra torre, il mitico mortaio centrale, che questo una volta potenziato almeno devasta praticamente qualsiasi nemico che si avvicina, così siamo messi veramente molto bene. Andiamo a vedere una cosa molto importante, volevo vedere, allora, vinci 5 stelle sulle mappe Goblin, lo dobbiamo fare per 10 gemme, migliore depositore al 10, quello lo facciamo, il municipio a livello 8 a breve lo facciamo, rimuovi 50 ostacoli, quindi ne dobbiamo levare 16. Per levare 16 servirebbero, 6 non ce li ho, dovremo andare a togliere tutti i tronchi. Così, una volta tolti i tronchi, quanti praticamente me ne dà? Mi dà 10 gemme, vedi? Poi sblocca il drago nella caserma, che ci dà ben 1000. Quanto manca nella caserma per arrivare al drago? Vediamo un po'. Per arrivare al drago, e ancora, dobbiamo arrivare al livello 9, però ti dà 1000 come punti esperienza. Come potenziamento ci servono 240.000 a questa, 240.000 a questa. La terza caserma, eccola, 240, ok, l'avevo potenziate tutte quante, ma cominciano veramente a servire soldi e risorse vere, meno male che ho fatto questa cosa qui. Allora, prendiamo questa bomba, la piazziamo qua, questo mi sembra che sia a posto così, questo pensavo, dato che qua il muro è debole, lo possiamo lasciare qua, e questo lo lasciamo qui. Ok, prendiamo queste altre risorse. Benissimo, solo che ho finito le gemme, volevo un attimo accelerare pure una delle altre costruzioni. 38, un'ora, un'ora, 16 ore, 3 ore, 15 minuti. Questa per completarla mi richiede 5, però al momento ancora non ce li ho i 5. Però direi che adesso, se lascio almeno per tutta la notte andare, che faccio un bel po' di risorse, comincia veramente a farsi interessante la cosa, che dite? Almeno così si migliora un po' la cosa. Qui abbiamo ben 6 giorni di estrattori, quindi considerate che se lo lascio 6 ore, vabbè, ovviamente a non giocare e quant'altro, quando mi risveglio stiamo intorno agli 11-15.000 di elisir e di oro, se si raddoppiano diventano 30, 60, 90, 100 per 4, 100 e 100, 200, quindi comincia a essere una bella cosettina. Più ovviamente sto finendo gli altri estrattori, e ovviamente completato questo e completato questo, pure questi cominceranno a dare risorse, e una volta che cominciamo a fare risorse miglioreremo innanzitutto le mura, che sono quelle che sono un po' più debole del villaggio. Perfetto, allora ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate del mio villaggio, che i potenziamenti stanno venendo molto bene, sta venendo su molto bene a mio avviso, e guardate se vi piace la mia disposizione. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.